La verità su Heyday è che nessuno ti dice: ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like per questo video perché dirò delle cose veramente incredibili. Lascia like se anche tu hai scaricato almeno una volta Heyday. E mi raccomando, iscriviti anche al canale, oppure la capra assassina vi viene a prendere di notte. Riguardante questo gioco, perché come sempre mi sono documentato. Diciamo che facciamo una bella premessa. Che Heyday è un videogioco di simulazione di agricoltura internazionale sviluppato da Supercell. Supercell, ragazzi, facciamo una piccola parentesi, sono gli stessi creatori del gioco di Clash of Clans, Clash Royale, eccetera, eccetera, eccetera. Una società di videogiochi in finlandese. Heyday è stato rilasciato il 21 giugno del 2012 su iOS e il 20 novembre 2013 su Android. Ma perché siamo qui a parlarne oggi? Perché diciamo che è ritornato in voga questo gioco e perché ha molto da raccontarci. Oggi, adesso vi spiegherò tutto. Heyday è un port-a-tour di Hey, ovvero Hey Day, un'espressione molto datata che significa un periodo di prosperità e felicità. Heyday prevede la coltivazione di raccolti, la coltivazione di alberi e cespugli, la produzione di prodotti artigianali e l'allevamento di animali e animali domestici in una fattoria. I giocatori possono scambiare beni con personaggi non visibili, che sono i visitatori, così come altri giocatori per guadagnare monete e punti esperienza e progredire nel gioco. Aumentare di livello è un fattore importante, poiché più oggetti, colture, caratteristiche ed edifici vengono sbloccati man mano che il giocatore avanza. Quando i giocatori raggiungono determinati livelli, diventano disponibili anche due aree di gioco extra: il lago per la pesca e la città. Decorazioni e personalizzazioni possono essere acquistate per abbellire una fattoria. Gli eventi si verificano regolarmente, offrendo ai giocatori oggetti più rari o costosi come ricompensa per aver vinto le sfide o per essere giocatori da molto più tempo. I giocatori possono chattare e aiutarsi a vicenda nei quartieri e competere per i premi nelle gare di derby. Il gioco riceve anche cambiamenti stagionali tematici. Per esempio, se siamo in inverno, il gioco arriva in inverno, invece se siamo in estate, ovviamente abbiamo un sole. Diciamo com'è questa storia. La storia dei giochi iniziano a mostrare il personaggio nel giocatore che riceve una lettera nella sua città di residenza. La lettera recita: un saluto da tuo zio. Allora, come ti piacerebbe essere un agricoltore? Ho deciso di andare in pensione. La fattoria è tua, se lo vuoi. Il giocatore accetta l'offerta e lo zio si trasferisce in campagna. Il giocatore incontra Mr. Wicker, uno di spaventapasseri parlanti, e già qui c'è davvero un pochettino paura. Come può essere un spaventapasseri che inizia a parlare? Questo può essere anche un video verità, anzi lo è affatto, però è anche un video alquanto horror. Infatti, che li guida attraverso i primi livelli. Man mano che progrediscono, imparano qualcosa in più sulla vita dello zio sulla fattoria. Incontrando Agnus, un vecchio amico dello zio del giocatore, quando il giocatore va per la prima volta al lago per la pesca, incontra creature veramente molto strane, che forse è meglio non sapere. Infatti vi lascio anche delle foto qui che appaiono veramente molto inquietanti. Sarà perché alcuni download di questa applicazione sono veramente maledetti e sono alquanto strani. Più avanti nel gioco vengono a sapere che il sindaco della città è rimasto molto colpito dal lavoro e della fattoria. Come ricompensa, il giocatore può ricostruire ed espandere la città su cui stavano lavorando lo zio e il sindaco. Se invece non fanno così, se invece diciamo la ricompensa non viene eseguita, succedono cose alquanto brutte. Avete mai provato? Avete mai scaricato questo gioco e provare a non ricevere questa ricompensa? I giocatori incontrano anche altri giocatori non locati e hanno la sensazione
che le loro fattorie facciano parte di una comunità più ampia, attraverso varie caratteristiche. Infatti si dice che nella fattoria molto probabilmente non siamo neanche soli, perché certo abbiamo la nostra fattoria, ma chi è che lo dice che magari di dietro c'è anche un'altra persona che magari sta controllando le nostre strutture? I giocatori incontrano, diciamo, come vi ho detto adesso, altri giocatori che possono essere persone vere, come no. I vicini, chiamati visitatori del gioco, si avvicinano alla fattoria del giocatore. I visitatori della città si avvicinano alla città del giocatore. Sono persone che possono visitare il gioco il gioco. Il gioco attualmente, diciamo che è un po' particolare, perché non ha una trama lineare e il gioco ha libero sfogo sulla propria fattoria. Non esiste uno scenario di fine gioco, poiché il gioco è costantemente aggiornato, anche se alcuni sostengono che quando hai sbloccato tutti i prodotti e hai completato tutti gli obiettivi, il gioco è giunto al termine, in un certo senso, anche se si dice che viene aggiornato negli anni. Infatti, come vi ho detto all'inizio, è ormai da veramente tantissimi anni che questo gioco è ormai nei nostri store. Quindi è una roba assai incredibile. Voi ragazzi, avete mai scaricato questo gioco? Avete mai scaricato Hay Day? Mi inquieta, mi fa un pochettino paura. Sappiamo che è un gioco più prettamente femminile, perché lo è sempre stato così. Ma adesso vi devo dire anche un'altra cosa, che ha dell'incredibile. Quindi mi raccomando, state pronti. Come possiamo vedere dal video che vi sto mostrando, dalle foto che vi sto mettendo in sovraimpressione, sembra alquanto normale, ma comunque sembra un gioco assai tranquillo. Ma soffermiamoci su una cosa. Ora ragazzi, dovete stare bene e dovete fare bene attenzione. Soffermiamoci su una foto. Una foto dove c'è scritto Animals are all over the place. Possiamo vedere un maiale che ci sta fissando. Cosa trovate di strano in questa foto? Ragazzi, ve lo dico io. Guardate il maiale che possiamo trovare in basso a sinistra. Di sicuro vi farò uno zoom incredibile. Infatti, perché quel maiale? Sembra avere una pancia così grossa. Sembra che le zampe magari non riescono neanche a muoversi da quanto grosso sia. Ragazzi, è una cosa normale questa. Di certo è una roba che comunque esiste nel gioco, perché l'abbiamo già visto durante il gioco. Un'altra cosa che mi fa venire alcuni dubbi, possiamo sempre riferirci sempre a questa foto, possiamo trovare l'asino vicino a un gatto, come potete vedere, che contiene, diciamo, delle ciotole. Perché quelle ciotole sono di colore rosso? Che cosa è successo dentro quelle ciotole? Magari il personaggio, comunque il creatore, vuole dirci qualcosa. Ultima cosa che volevo dirvi è: guardate le capre che trovate più o meno al centro, verso il centro della schermata. Ci sono due capre che ridono, ma guardate le capre più a destra. Stanno piangendo, comunque sembrano avere un'espressione alquanto brutta, spaventata, come diciamo tutti, quasi tutti gli animali di questa foto. E di tutti gli animali che possiamo trovare su Hay Day sembrano avere una faccia alquanto spaventata, diciamo o spaventata o confusa, o che piangono, non lo so ragazzi. Questa cosa è veramente molto strana, è una cosa che sicuramente non avrete mai notato in tutti questi anni che magari ci avete giocato, non avete mai visto questa cosa. E ragazzi, ha dell'incredibile, perché è una cosa che sì, è bello da vedere, ma alquanto incredibile e alquanto strano agli occhi di un bambino. Ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo video. Ditemi cosa ne pensate di questo video, ditemi se avete scaricato anche voi Hay Day. Mi raccomando, al centro iscrivetevi al mio canale. Adesso trovate il mio ultimo video che ho fatto di recente, veramente molto interessante. E a sinistra trovate una playlist che ho creato appositamente per voi sulle creepypasta. Quindi voi, amanti dell'horror e non, vi lascio a guardare un altro video del mio canale e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!